Il Parco Naturale La Mabalice è stato dal 7 al 12 agosto per 4 appuntamenti teatro di musica e parole con il Luce Music Festival. Si è conclusa con successo questa terza edizione realizzata grazie al contributo della Regione Puglia e in collaborazione con il Comune di Bitonto. Grande protagonista la musica, compagna di vita degli artisti ospitati, Vinicio Caposela, Joevan, Dente, Francesca Michelin e non solo. La musica unisce, seppur circostanze come l'emergenza sanitaria del coronavirus separino, chi crede nella bellezza, nell'amore, in tutto ciò che è motore della propria vita. Un messaggio di speranza allora arrivato dal Pandemonium di Vinicio Caposela, affiancato dal rumorista intraterrestre Vincenzo Vasi e poi da due artisti pugliesi, alla viella il molfettese Giovannangelo De Gennaro e al tamburello il barlettano Giuseppe Leone, che lo seguono da circa 5 anni. Nell'anniversario dei 30 anni del suo primo album, all'1:35 circa, il collezionista di cappelli più evocativi del panorama musicale italiano si è esibito al pianoforte con una scaletta delle canzoni più famose del suo repertorio, ma anche narrazioni apostrofate da strumenti pandemoniali. E l'amore a cui lui si rivolge chiedendo ovunque proteggi è l'antidoto della pura felicità che ricerca Joevan nel suo tour Albero Maestro. Il suo messaggio è volto al cogliere gli inviti della vita e fermarsi per poi ricominciare e poterla rendere incredibile. Per gli artisti, oltre che per la città, esibirsi sul palco del Parco Naturale La Mabalice ha assunto un significato molto importante, quello della ripartenza, la giusta carica per sperare che tutto andrà bene e per portare in tour i loro nuovi album, pubblicati poco prima del lockdown. Stiamo parlando in particolare di Dente e del suo omonimo album, dove in 11 brani ha parlato di sé, della sua trasformazione e rinascita, e di Francesca Michelin con Fit Stato di Natura, un disco in collaborazione con artisti di spicco, da Fabri Fibra a Comacose, da Elisa a Max Gazzè, incentrato sul tema del contatto con l'altro e del ritorno a una dimensione naturale e più essenziale. La tappa bitontina del suo tour Spazi Sonori è stata preceduta dall'esibizione del cantautore romano Mox. Questa edizione speciale del festival ha permesso di riscoprire il patrimonio storico, artistico ed enogastronomico della città, con i suoi concerti presso il Parco Naturale La Mabalice, ma soprattutto con il tour guidato dai ragazzi della cooperativa Ulixes, Bacco in Lama.